Uscirà a maggio il primo numero della rivista scientifica a cura del Centro Studi Vitruviani. Archeologia, architettura e altre discipline saranno al centro del nuovo progetto, ma questa non è la sola novità dell'istituzione. Infatti, nei giorni scorsi, il presidente Dino Zacchilli e il coordinatore Oscar May hanno annunciato la prima edizione di Vitruvius Summer School, un corso di alta formazione e approfondimento su temi vitruviani. Si terrà dal 27 giugno all'8 luglio nei locali di Fano Ateneo a Palazzo San Michele. La Summer School è rivolta a specializzandi e dottorandi in particolar modo, quindi a studenti già laureati che vogliano perfezionare la loro formazione negli studi su Vitruvio. E sarà rivolta non solo ovviamente a studenti, dottorandi, specializzandi di archeologia o architettura, ma anche a studiosi che si occupano di manoscritti, in particolare manoscritti quattrocenteschi e cinquecenteschi, di architettura moderna e contemporanea e anche di traduzioni di opere antiche nel XX secolo. I docenti in questo caso chi saranno? I docenti della Summer School saranno alcuni membri del comitato scientifico del Centro Studi Vitruviani, ad esempio Pierre Gros, Howard Burns, che sono i massimi studiosi di Vitruvio e di architettura classica rinascimentale al mondo, e poi altri studiosi di primo piano che si occuperanno con gli studenti della Summer School di Vitruvio, dell'architettura e di Fanum Fortunae, perché abbiamo voluto dedicare la prima Summer School vitruviana al rapporto tra Vitruvio e Fano. Il progetto è stato possibile grazie all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che ha inserito l'iniziativa tra i suoi corsi di specializzazione post laurea con rilascio di specifici crediti formativi. L'iscrizione, ad un costo di 200 euro, dovrà essere effettuata entro il 20 giugno sul sito dell'Ateneo Urbinate. La missione, ha dichiarato il rettore Giorgio Calcagnini, è quella di aiutare i territori a recuperare le tradizioni culturali e in questo caso anche i reperti archeologici che tutti si aspettano di trovare. Ritrovare la Basilica di Vitruvio sarebbe un elemento di valorizzazione per Fano incredibile. Ecco, noi tramite i miei colleghi, insomma, archeologi e quelli dell'Università Politecnica delle Marche, più altri colleghi di altri atenei, sia italiani che internazionali, tramite anche questa Summer School cerchiamo di approfondire i temi legati diciamo, a tutto ciò che ruota intorno a Vitruvio, sia da un punto di vista della letteratura classica, ma anche dell'architettura romana. Una delle sfide che avevamo raccolto, ha aggiunto invece il sindaco di Fano, era quella di valorizzare la nostra identità. Lo abbiamo fatto con la costituzione di un comitato scientifico di alto livello e ora guardiamo al futuro con le iniziative che danno lustro al centro studi, ma anche con la ricerca e la mappatura della città. Questo percorso riguarda anche la figura di Vitruvio, che come sappiamo è una figura di forte richiamo, di grandissimo valore scientifico. L'abbiamo visto anche con grande figura, a cominciare da Leonardo, anche con la mostra che abbiamo organizzato gli anni precedenti. La sfida era quella di crescere, di diventare un punto di riferimento a livello mondiale e una Summer School è uno strumento importante. Vogliamo proseguire questa crescita e alla Summer School seguirà anche la pubblicazione del primo numero di una rivista scientifica in inglese, quindi è un modo per crescere, per valorizzare il nostro patrimonio, ma anche per valorizzare la nostra città.